Una gara dove sapevamo che qui potevi giocare poco, nel senso doveva essere una partita sporca, una partita dove dovevi fare battaglia. Ce la ricordiamo dall'anno scorso, poi è un campo difficile, io penso che qua verranno pochissime squadre a vincere e quindi diciamo ce l'aspettavamo una partita del genere, quindi l'abbiamo già preventivata. Purtroppo poi la metti in discesa, poi prendi gol del pareggio su una piccola disattenzione al 45esimo, poi è ovvio che si riapre un po' tutto. Secondo me, secondo noi, sul gol loro, lasciamo stare che che ha fatto un gol stupendo, un super gol, sembra che tutti i super gol ci vengono contro di noi, però credo che ci sia un paio di falli viziati sul portiere che potevano un attimino stoppare l'azione, però poi è demerito nostro non aver bloccato, diciamo così, il tiro. Poi dopo, dal punto di vista delle occasioni, mi hai detto due occasioni secondo me che potevamo far bene, ne parlavamo adesso anche con il presidente, mi viene da ricordare quella di Musso clamorosa, quella di Pelliccia che era quasi sulla, diciamo così, a porta vuota, su palla di rimorchio, quella di Quatieri sul secondo palo nel primo tempo, potevamo far meglio. Un'altra, quella là di Arrulo che ha fatto un dribbling stupendo sulla parte destra, poi gli è mancato l'ultimo passaggio, quindi un'altra potenziale occasione. Quindi credo che per come, diciamo così, si era messa la partita, possiamo, diciamo così, dire che onestamente il risultato del pareggio è quello giusto, però credo che noi potevamo vincerla, le occasioni le abbiamo avute. In maniera diversa, no? Ti potevo dire il contrario, ma quando hai quelle occasioni così nitide devi sfruttare, devi fare gol e devi tornare a casa con i punti, diciamo così, con la massima posta in palio, perché sennò poi fai fatica quando poi le occasioni sono minori, perché se te ne fanno, cioè, o meglio, ti vengono quattro occasioni e non ne metti nessuna dentro, poi fai fatica, poi quando te ne capiterà una, che facciamo?